Cavoli, avrei proprio bisogno di qualche cosa di frizzante per dare un po' di pepe a questa noiosa vita. Eppure non si trova niente. Wow! Ah! Ed eccoci qui! In questo incredibile nuovo format assurdo, folle e fuori di testa come sempre. E certo, se non le cose non sono fuori di testa, noi non siamo mai contenti. Telecamera, non sai ancora usare la telecamera, mettimi a fuoco. Madonna, ma sei impedito? Ecco, finalmente, maledetto cameraman. Ecco, e senza che fai con le facce, che ti vedo. E niente, eccoci qui, vogliamo partire senza indugi, anche perché abbiamo intenzione magari di fare questi video un po' più brevi per fare il contrasto a quelli un pochino più lunghi dei nostri cari colleghi su Se Schermo. Così avete video lunghi e corti. Se vi iscrivete siete bravissimi e vi do un bacino. No, scherzo, poi scappate, vi do un bacino, mannaggia. Comunque, in questo episodio parliamo appunto di creepypasta incredibili a modo nostro, ovviamente, perché non è che possiamo fare le solite cose che fanno tutti. Noi ci distinguiamo dalla massa, giustamente, e parliamo a modo nostro delle creepypasta. In questo caso parleremo di Herobrine. Guardate che spaventa. Madonna, che inquietante così alle spalle. Madonna, Madonna, mi sta venendo davvero paura, però per altri motivi, lascia. Per quali motivi, scusa? Cosa vuoi fare con quella spada, maledetto? Vabbè, io mi dissocio, ovviamente, ci dissociamo tutti. Comunque, vediamo un po', insomma, analizziamo un po' la storia di Herobrine, in brevissimo, e non facciamo così. Sì, in realtà, vabbè, facciamo meglio fare a Guglielmo, che lui secondo me ne sa di più. O meglio, più che ne sa di più, è più bravo a commentare, questo sì. Va bene, allora procederò a commentare io, no? Va bene, ok. Aspetta che il telecamera mi mannaggia. E porco giuda, quando ce vo'. Ma ce la fai a tenere la telecamera in piedi? Guarda tu, lo dovrei picchiare. E stai fermo, mannaggia. Guardalo tu. Sono caduto, ecco. Scusate per l'interruzione, dicevo, Herobrine nella mod, direte voi, ma noi vogliamo sapere l'originale, e aspettate perché poi alla fine ve lo dico. Nella mod, nelle varie mod, perché non è che ce ne sono varie, e le capacità di Herobrine sono tante, diciamo la più comune è quella di posizionare blocchi, e non mi ricordo se li poteva togliere, però insomma in alcune probabilmente sì. Lui però che cosa faceva? Il classico, faceva tipo delle croci a terra, assurdo, poi tipo scavava. Sapete cosa faceva sto coglione? Scavava delle caverne circa e ci metteva delle torce di redstone. Perché dovete sapere che Herobrine uguale torce di redstone. Vabbè, lo sanno tutti questo, però insomma, se non lo sapete, ora lo sapete. Ora ve l'ho detto io, capito? E sì, io ad esempio questa cosa non la sapevo. Quindi le torce di redstone, se tu vedi quelle torce di redstone e non le hai messe tu, significa Herobrine, no? Esatto, oppure qualcuno che è entrato nel tuo server e ti ha griffato tutto. Vabbè, lasciamo stare. E, come vedete, ecco qui c'è un segno di posizionamento di blocco, vedete? La mia manina che indica il blocco di legno posizionato da questo coglione. Ma ti piace proprio insultarlo, Herobrine? E vabbè, ma scusa, uno che cerca di nascondersi in questa maniera che lo vedo passare, palesemente, cosa che se non è un coglione, scusami. Vabbè. Ora vi faccio vedere un po' i rituali di evocazione, cioè insomma, ve li spiego quelli che mi ricordo, ma non è che posso io spiegarveli tutti, boh, che ne volete di cose, eh? Allora, uno è questo: tu che fai? Fai una specie di base di ossidiana in tal modo, all'estremità, vedi, ci metti sempre le torce di resina, vedete che ritornano, perché sono sempre presenti. Ah, vedete, 4, 1, 2, 3, 4. E al centro questo blocco, che è un blocco speciale, e questo fa capire, no, quanto sia canon sta cosa di Herobrine. Nulla, infatti c'è un blocco apposito per la mod, che palesemente non è presente in Minecraft. Questa è la versione vecchia, figuratevi in quelle nuove, che non è presente nemmeno lì, quindi insomma potete capire. E poi questo non mi ricordo in particolare, però insomma teoricamente facendo così, ma non mi, forse dovevi posizionare qualcosa al centro, non ricordo sinceramente.
Però fatto sta che questo era tipo il rituale. Poi ce n'era un altro, ma non c'è la foto, che tu che facevi? Praticamente mettevi un totem con blocchi d'oro e blocchi di Netherland, quella che si trova nel Nether, appunto, la terra del Nether. E c'era, pure lì c'era un blocco apposito, che era un blocco di Netherland con la faccia di Herobrine. Capite quanto... Cioè, il merchandise su questo personaggio del cazzo, vabbè, lasciamo stare. Comunque, quindi c'erano diversi metodi di evocazione, e quello che fa ridere è che... Ora vi faccio vedere questa cosa, che è il footage originale. Il footage originale del tizio che ha scoperto Herobrine. Ecco, vedete? Ah no, quello era un piccolo. Ah no, mi sa che questo è tagliato. Mannaggia. Mannaggia, questo è tagliato. Però, praticamente, questo è il footage originale dove c'è in un frame tipo, forse, non so, no, no, ma non penso che sia questo perché è tagliato. C'è un frame proprio che si vede Herobrine. E questo veramente fa paura perché in questa nebbia, poi questo era il gioco vecchio, insomma, al tempo erano tutti creduloni, quindi capito che intendo, insomma, era più credibile secondo me. Anche se ora vi svelerò un segreto, era falso pure quello. Esatto. Tutti i cavolo di programmatori di Minecraft, tutti quanti, hanno sempre, ogni volta, negato l'esistenza di questo coso, di Herobrine. E quindi... E dovete capirlo, è falso, è tutto falso. E ovviamente è una cosa carina, che passa, ci sta. Però tutte le cose che avete visto sono mod o comunque cose create e come posso dire, artificialmente, capito? Non sono tutte cose create artificialmente, non sono vere, capito? Ecco. Esatto, sono tutte cose create artificialmente. Questo lo sapevo pure io. E non sapevo la cosa della redstone, però insomma, ognuno si può imparare di sì. Cosa sto dicendo? Insomma, si può sempre imparare e quindi impariamo. Possiamo togliere questa cosa? Mi gusta vedere questi maiali e pecore che danzano dietro di me. Ecco, effettivamente effettivamente è strano. Vedete, ecco. Aspetta. No, tranquilli, mi ero bloccato perché guardate, no, perché qui è caduto un ramoscello. I ramoscelli cadono solo quando gli alberi, lì, come dire, picchi le foglie. Oppure quando non c'è più il tronco, ma lì c'era il tronco, però poi ho visto meglio e non c'era effettivamente, perché sono due alberi, diciamo, con la chioma, diciamo, unita. Per questo non si vedeva, non si notava. Però se vedete qua, ecco, manca un tronco, sì, tutto normale. Non ho... Per un attimo pensavo che Herobrine avesse appunto picchiettato là il pezzettino di foglie e l'avesse fatto cadere il ramoscello. Però no, 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 tranquilli, ok, no, mi sono sbagliato io. No, per questo mi ero fermato un attimo. Comunque, a parte che sono, vabbè, insomma, con questa luce non riesce nessuno a mettermi a fuoco. Vabbè. Comunque sì, effettivamente è inquietante, quindi possiamo toglierlo e andiamo alla nostra bellissima, ecco, no, andiamo alla nostra bellissima e incredibile schermata del Godoverse. Qui ci sono le foto incredibili che abbiamo salvato. Poi tranquilli le togliamo per fare pulizia. E certo, noi facciamo sempre pulizia, vero? Noi facciamo sempre pulizia incredibile. E quindi spero che il video vi sia piaciuto. E forse è venuto anche più lungo di quanto ci aspettavamo. Però insomma ci sta un pochino di raccontare cose. Poi oggi l'abbiamo fatto un po' alla sprovvista, perché è la prima volta che lo facciamo. Ma la prossima volta ci organizzeremo meglio. In ogni caso, piccolo indizio per il prossimo video. Fantasmi e torri e mostri, fantasmi, torri e mostri. E vabbè, l'avrete forse già capito, chissà, vabbè. E quindi niente, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'incredibile prossimo video. E esatto, il prossimo video che non sappiamo ancora cosa si farà. Purtroppo noi non riusciamo a farne tanti di video, eh. Abbiamo dei mezzi incredibili, però poco funzionanti. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. E quindi noi che faremo? In cambio saremo più attivi su Instagram. E così almeno, insomma, facciamo qualcosa. Ecco, almeno siamo su Instagram, possiamo fare i video più low budget se li facciamo lì. Esatto. E quindi questi qui li faremo un po' più di rado, però li faremo. Quindi non è che vi abbandoniamo, giusto? Giusto. E quindi niente. Da Guglielmo e Benito è tutto per oggi. Linea allo studio.
sei un inviato di Striscia? No, sono un inviato del Goldverse. Va bene. Allora ci vediamo. Ciao, ciao, addio, ciao, ciao. Ciao, ciao. Esatto, e vabbè, quindi niente. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci. Non mettermi la mano avanti, però, eh. Scusami, ecco. Ma porca troia, guarda tu che cosa mi tocca fare, guarda, ecco. Ecco, così mi accarezzi, che fai? Mi accarezzi? Ecco così. Sto indicando il cappello.